Secondo appuntamento con la rubrica Questo o Quello, oggi ci andiamo ad analizzare tutti quelli che sono dubbi relativi al reparto di centrocampo. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Come detto nell'introduzione, oggi andiamo a parlare di centrocampo. Andiamo a vedere nel secondo appuntamento con Questo o Quello quelli che sono i principali ballottaggi, le principali domande che mi avete posto. Ovviamente, qualora magari abbiate qualche ulteriore dubbio, non esitate a commentare per darmi spunti per episodi successivi di questa rubrica, che diciamo nasce proprio con l'idea di darvi una mano nel sistemare le vostre squadre. Partiamo da quello che è un pokerissimo di lì spagnola. E perché partiamo da questo campionato? Perché secondo me all'interno di quella che è la maggior parte delle squadre di Ultimate Team al momento c'è almeno uno dei giocatori che vi andrò a menzionare, e sono anche quelli più chiacchierati e dibattuti in termini di ballottaggi. Il primo è Jude Bellingham, in generale un po' in tutte quante le sue versioni, a partire dall'IF, visto che accantonerei il base che ormai è abbastanza outdated. 4-4, alto, 1,86 m, quindi dotato di una grandissima fisicità che gli permette di poter fare benissimo entrambe le fasi, visto che se andiamo a vedere anche le statistiche, dotato di gran passaggio, un buon tiro, agile palla al piede nonostante alcuni movimenti un po' storti, soprattutto per quanto riguarda il doppio passo, aggressività 87, resistenza 95, stili di gioco molto carini, in particolare la batteria dorata che gli permette di poter resistere praticamente per 500 minuti. Lo mettete e sapete che lui ve li fa tutti quanti. La cosa ottima di questo Bellingham ovviamente è che lo potete schierare sia davanti la difesa con compiti e responsabilità un po' più difensive, sia anche in un centrocampo a 2 o centrocampo a 3 come centrocampista box to box, che vi fa bene entrambe le fasi. Quindi lui diciamo che è un po' il must have, quello che prevale su quelli che sono i giocatori che andiamo a vedere a breve, per questi motivi qua. Un altro giocatore molto interessante è Luka Modric, però Luka Modric è un 4-4 di 1,72 m con un work rate che non è il massimo, ovvero normale, perché cosa significa? Significa che quando perde palla in avanti fa fatica a ritornare con i tempi giusti, quando si recupera palla in difesa fa fatica ad inserirsi con i tempi giusti. Quindi, nonostante le statistiche siano di assoluto rispetto per questa carta, infatti è abbastanza rapido, estra agile, passaggi clamorosi, un bel tiro, pecca leggermente in forza e aggressività ma ha dei gran playstyle, io lui lo consiglio maggiormente come centrocampista in un centrocampo a 3, oppure come centrocampista in un centrocampo a 2, tipo il 4-4-2, con compiti un po' più però offensivi, quindi magari lasciato il libero di poter dare una mano alla manovra offensiva. Però anche là, comunque, poi il rischio di lasciare isolato l'altro mediano è grande con questo work rate qui. Quindi lui straconsigliato, ma in un centrocampo a 3. Bellingham è sicuramente molto più versatile, magari potrebbe essere paradossalmente una buona coppia. Un altro giocatore simil Modric è De Jong, alto normale per lui, 1,81 m, quindi rispetto a Modric una maggiore fisicità, e proprio questa fisicità secondo me è il suo punto di forza. È un giocatore abbastanza rapido, dato di gran passaggi, si muove bene, pecca anche lui leggermente in forza e aggressività ma meno, ha degli ottimi playstyle. Anche in questo caso secondo me per Frankie De Jong il ruolo ideale è quello di centrocampista offensivo in un centrocampo a 3 come quello del rombo, quello del 4-3-2-1. Però a differenza di Modric lui può essere giocato anche secondo me in un centrocampo a 2 con compiti anche qua un po' più da box to box, però essendo anche di 1,81 m sicuramente si fa sentire e ringhia molto di più rispetto a Modric. Altro ragionamento c'è da fare invece su Marcos Llorente, una carta che io avrei evoluto tutta la vita e magari lo avete fatto anche voi. 1,84 m, alto, 3 di skill e 4 di piede debole. Anche in questo caso parliamo di un giocatore che è praticamente onnipresente, vi fa benissimo entrambe le fasi, ricollegandosi un po' a quello che è il discorso di Bellingham, perché è velocissimo, ha degli ottimi passaggi, un bel tiro, agile, grandi stats difensive, upgrade anche per forza e aggressività e degli ottimi playstyle. Lui lo potete giocare tranquillamente sia come mediano, quindi un po' più difensivo, anche singolo, che come centrocampista offensivo in un centrocampo a 3 o come centrocampista in un centrocampo a 2. E lui ad esempio rispetto ad un Bellingham che andava sbloccato 4 volte tanto al prezzo dell'evoluzione di Marcos Llorente, io preferisco tutta la vita Marcos Llorente, che vi potete anche pensare di reinventare da terzino, ma questo lo sapete bene. Un ultimo giocatore che voglio analizzare è Federico Valverde, 1,82 m, alto, 3 skill e 4 di piede debole, anche lui statistiche pazzesche per quanto riguarda velocità, tiro e passaggi.
Qui pecchiamo leggermente in quella che è l'agilità, però in realtà palla al piede, sto Valverde non si comporta manco male. Ottime stats difensive, ottime stats di forza e aggressività. Anche qua playstyle che sono comunque decenti. Valverde fa lo stesso ragionamento di Bellingham e di Llorente, visto che può farvi sia quello un po' più difensivo che quello un po' più offensivo. E rispetto onestamente ad uno Llorente, io vado a preferire lo spagnolo, visto che è qualche centimetro in più e ha dei playstyle che mi piacciono leggermente di più, in particolar modo quello del razzetto e quello del passaggio calibrato. Però ad esempio per me Valverde, se pagato meno per mille motivi o magari lo si hanno scambiabile di Bellingham o Potm, il buon Valverde secondo me rispetto a Jude lo fa leggermente meglio. Un altro ballottaggio di cui mi chiedete tantissimo è quello che riguarda due calciatrici sempre del campionato spagnolo, ma ovviamente femminile. E di chi sto parlando? Sto parlando di Alexia Putellas e di Aitana Bonmatí. Due carte che sulla carta, scusatemi il gioco di parole, anche a livello statistico risultano molto simili, ma in realtà per stile di gioco cambiano parecchio. Partiamo dalla Putellas, una carta che è stata introdotta ovviamente quest'anno, spaziale, 5 di skill e 5 di piede debole, vi può partire da CC e da S e ha delle statistiche spaventose per quanto riguarda il tiro, la velocità comunque è un'ottima velocità, passaggi incredibili, super agile palla al piede e dei grandissimi playstyle. Io la Putellas la inquadro come un COC, la inquadro come un ATT e la inquadro soprattutto come un CC in un centrocampo a 3. Ora, nulla toglie che questa magari può essere giocata anche in un centrocampo a 2 con un centrocampista molto più difensivo a fianco, ma pro di che? Per svincolarla completamente da compiti difensivi? Onestamente io non ve lo consiglio, perché ha anche un work rate alto normale che non è perfetto per quella fase lì, e in più è piccolina perché è 1,73 m e non avendo queste grandi stats per quanto riguarda l'aggressività, perché comunque a forza siamo a 78, non è che vi va a recuperare così tanti palloni, quindi fino a quando giochiamo con un 4-3-2-1 o un rombo ci posso pure stare, però se dobbiamo andarla a mettere con compiti un po' più difensivi lascerei perdere. Cosa che invece, nonostante i 10 cm meno di altezza, non farei con Aitana Bonmatí, e vi spiego perché. Innanzitutto il work rate alto alto, quindi vuol dire intensità uguale sia per la fase offensiva che per la fase difensiva. In questo caso, nonostante ancora una volta la pecca dell'aggressività, abbiamo sempre una buona forza, ottime stats di intercetto e ottime stats di lettura difensiva, ma soprattutto di contrasto in piedi, perché abbiamo 83. In più abbiamo dei playstyle clamorosi, e poi non chiedetemi per quale motivo, ma questa Bonmatí recupera una stravalangata di palloni, soprattutto quando vi andate a fare i contrasti manuali. È veramente fastidiosissima, grazie al baricentro basso, visto che ha 87 di equilibrio, praticamente nonostante la forza riesce a sbilanciare la maggior parte dei giocatori che si ritrova davanti, e lei è una delle carte per me rivelazione insieme alla Putellas di quest'anno. E sicuramente la possiamo andare a giocare sia in un centrocampo a 3, ma soprattutto anche in un centrocampo a 2, cosa che la Putellas non poteva fare, così come ad esempio la gioco COC nel 4-5-1, perché è veramente una carta a tutto tondo. Nell'eterna lotta tra il bene e il male, l'ultimo ballottaggio riguarda De Bruyne e Bruno Fernandes, perché sono due giocatori praticamente identici, dotati entrambi di ottimi link, dello stesso campionato e che vanno anche negli stessi ruoli. Ma in realtà andiamoli ad analizzare, perché De Bruyne è 1,81 m, ha 4 di skill, ha 5 di debole ed è alto normale, mentre Bruno Fernandes è 1,79 m, alto alto, con 4 di skill come De Bruyne ma 3 di piede debole. Sulle statistiche sono praticamente uguali per quanto riguarda la velocità, è giusto un po' più veloce Bruno che ha 76 di accelerazione. Su tiro e finalizzazione siamo pressoché lì, sui passaggi anche. Agilità 81 per Bruno, molto più agile anche per il body type, palla al piede di De Bruyne. E ovviamente De Bruyne invece però recupera un po' in forza e aggressività. Per quanto riguarda i playstyle siamo lì, quelli di Bruno sono leggermente peggio secondo me di quelli di De Bruyne, perché qui abbiamo praticamente tutti quelli di passaggio, invece qui manca il passaggio teso, ne abbiamo due del controllo palla che però non è che servono a granché. Allora, per quanto mi riguarda, De Bruyne può essere utilizzato tranquillamente sia
come Ciccino in centrocampo a 2, sia come Ciccino in centrocampo a 3 e con un po' di fantasia anche da COC, visto il suo 5 di piede debole. Però ovviamente i due ruoli prediletti sono il CC a 2 e il CC a 3. Per quanto riguarda Bruno Fernandes, possiamo fare esattamente le stesse cose, quindi tranne ovviamente il COC, perché quel 3 di piede debole è super deficitario, però, e c'è un però, la fisicità di Bruno Fernandes secondo me è deficitaria rispetto a quella di De Bruyne, per cui nonostante l'alto normale, De Bruyne non si sa per quale motivo quest'anno difende in una maniera incredibile, fa le entrambe le fasi benissimo e con questo body type un po' più spesso rispetto a Bruno Fernandes dà un botto di fastidio in mezzo al campo. Per cui la scelta che io vado a fare tra i due ricade a favore del belga, nonostante sto Bruno Fernandes abbia preso una versione speciale che potrebbe ancora ricevere upgrade, perché poi ovviamente non parliamo di quella che è la versione centurione di De Bruyne, quindi amplifica tutto questo discorso. Io ho preso la base perché comunque è quella più vicina a Bruno Fernandes allo stato attuale, per cui per me De Bruyne maggiore di Bruno. Ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti qualche altro vostro dubbio che così me lo appunto per un prossimo episodio. Non mi resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto nel vostro Liberoschi e a presto. Ciao.